Valletta, più che creato, è chiaro che negli ultimi minuti un po' ci siamo abbassati, volevamo difendere il risultato a tutti i costi, però abbiamo fatto una partita aggressiva, alti, come piace a me. Non mi piace attendere, i ragazzi lo sanno, mi piace attaccare in avanti, l'abbiamo fatto bene, quando lo facevamo spesso la riconquistavamo e ripartivamo. Secondo tempo abbiamo su un 2-3 contropiedi abbiamo rischiato di fare 2-0, però siamo stati bravi a difendere con i denti fino alla fine. La squadra che si deve salvare deve fare questo anche, deve saper difendere e saper soffrire fino alla fine, e l'abbiamo fatto. È vero, siamo partiti, io sono arrivato un mese e mezzo fa. Ho dovuto sistemare tante cose, mi sono ritrovato quando sono arrivato con 12-13 giocatori, ci siamo ricompattati pian piano, stiamo lavorando, il lavoro sta venendo fuori e si sta vedendo. Giocavamo con un avversario forte, per quanto mi riguarda il Barletta è una squadra forte, grande piazza, grande società, organizzati, allenata bene. E sapevamo della loro forza. È chiaro che dovevamo mettere qualcosa di più a livello caratteriale, perché non bastava la qualità e l'aspetto tecnico-tattico, ci voleva carattere, ci voleva agonismo e ci voleva soprattutto uno spirito battagliero. L'abbiamo fatto. Qual è la ricetta per uscire da questa crisi? La ricetta è per rendersi conto prima di tutto dell'inconsistenza, insomma, nella fase offensiva, anche se oggi comunque abbiamo anche avuto maggiormente nel primo tempo e alcune situazioni che per maggiore precisione potevamo anche avere possibilità maggiori, però è un dato di fatto, quindi ne prendiamo atto e dobbiamo cercare in tutte le maniere di trovare soluzioni anche diverse, non solo di gioco ma anche di persone a sto punto, perché non si può non essere minimamente arrivare davanti alla loro area di rigore e non trovare soluzioni, insomma.